Vento fatato, intanto vabbè, ok, questo era uno un pochetto matto, penso, per utilizzare il vento fatato. Poi distruggi carte, via, direttamente tutti al cimitero e peschiamo molto molto bene nel vuoto. Andiamo a pescare mostro resuscitato, un altro nel vuoto, andiamo a ripescare Mezuki, Ricastro Goblin, con cui peschiamo molto molto bene. Quindi che cosa succede? Ritorno del Mayakashi. Andiamo a mettere nella mano Ajun, il Mayakashi alato, e qui si parte. Penso che questo mazzo pochi se lo vanno a ricordare, o meglio, la versione di questo mazzo che stiamo giocando pochi se la vanno a ricordare. Quella con Torre d'Ossa, ragazzi, molto semplicemente. Andiamo a leggere il suo effetto. Se controlliamo un altro mostro di tipo zombie, l'avversario non può scegliere questa carta, un avversario per gli attacchi. Ogni volta che uno più mostri di tipo zombie vengono evocati specialmente, mandiamo le prime carte del deck al cimitero dell'avversario. Cosa significa? Significa che dobbiamo solamente, quando questa combo parte, dobbiamo solamente metterci così e stare a guardare. Stiamo a tutti, signori, io sono AntoShow e in questo canale andiamo a vedere i mazzi più belli e più fighi di Yu-Gi-Oh! L'avversario sta a 31 carte, vi ricordo. Ora, sono un po' lascia nel tempo che trovano le vocazioni Mayakashi che andiamo a fare. Sappiamo che il deck Mayakashi è uno dei mazzi con più high ratio, high summon ratio. E quindi, ecco, si dice armonizzazione. Possiamo andare ad armonizzare molto bene la combo con la strategia importantissima ed incredibile di Torre d'Ossa. Piace, so che piace tanto, pochi la utilizzano, non riesco a capire, forse è meglio perché una combo così non mi chiedo quanto possa essere tossica in qualche modo, però ragazzi, cioè, che cosa andare a dire, che cosa andare a pensare, è bellissimo perché soprattutto su Master Duel ci fa vedere tutte queste belle animazioni, ci fa vedere tutte queste belle tutti questi bei giochi d'arte, però ragazzi, mamma mia, è rimasto a 21 carte, ragazzi, 21 carte, bene, perché in qualche modo gli avversari riescono anche a farsele tornare le carte. Quello, però anche in quel caso noi riusciamo comunque a toglierle di mezzo. È incredibile, signori, ed è ovviamente è chiaro che devi conoscere molto bene la strategia del mazzo Mayakashi, devi sapere bene come andare a giocarlo, devi sapere un po' tutto in qualche modo. Però vedi, alla fine dei conti, guardate anche solo il nostro cimitero quanto è già riempito. Cioè, troppa roba, ragazzi, che deve piacere. Ecco, cioè, se vi piace questa combo, sapete bene che noi dovremmo anche avercelo, tra l'altro, il nostro Mayakashi. Quindi per tutte le persone che vogliono, che eventualmente volessero rifornirsi, che volessero anche entrare nel gruppo dei campioni over, sapete bene che abbiamo anche il nostro servizio, ecco, cioè per tutti gli interessati, vi invito a guardare sotto in descrizione. Però veramente un qualcosa del genere, ma anche rivederlo semplicemente, per quanto non sia immediata la combo, cioè non sia una combo, perché anche stare a fare non bloccarsi, non intopparsi, non misplayare, vi assicuro che è tutt'altro che agevole, però anche rivedendolo, pur constatando la varia difficoltà, signori, veramente, ecco, vedete, il microfono anche il microfono si va addirittura a bloccare, no? Va a dire: Anto, ma tu che fai? Cosa fai? Ti vado, cioè la potenza del Mayakashi è così forte che va addirittura a bloccare il nostro stand. Beh, ciò che ci interessa è che, ecco, non ci sia più nulla, e che quando l'avversario va a pescare, noi andiamo a vincere perché l'avversario non può più pescare. Sono AntoShow e ti do il benvenuto nel nostro canale, dove devi assolutamente, anche solo dopo aver visto questo match, spaccare quel tasto dei like, iscriverti, cliccare sulla campanellina, ma soprattutto seguirmi alla scoperta delle partite più belle e più fighe di tutto Yu-Gi-Oh! Che poi, cioè, sono tutti quei mazzi a cui non daresti un soldo bucato, ma è vero, ammettilo, ammettiamolo, non c'è nulla di male. Io stesso mi trovo sui denti molte volte mazzi a cui non riesco, non ho un soldo bucato. Per esempio il cubico sono mazzi a cui tantina, anche se ha Bijan insieme al cubico, non può essere distrutto in battaglia, sono deck a cui non si darebbe un soldo bucato, e in cui dannazione devo riuscire a evocare quel dannato, come si chiama, il Nova Crazy, e ci devo riuscire, vi assicuro. Un giorno ci riuscirò. E l'avversario adesso ha evocato Teschio Terrore Sariusha, molto molto forte, va a pescare 4 carte, ne va in cima alle 2, va ad attaccare Vision si va a mettere come carta magia continua, ma intanto ci va a salvare. E allora noi possiamo iniziare con la nostra bellissima combo. Inizia la gioia della prodigalità, con cui andiamo a pescare 2 carte, va benissimo perché utilizziamo soprattutto la ciocca di bene, dobbiamo andare a cimitero con la carta cubico. Il cubico devi comprenderlo come mazzo, il cubico è un deck che o ti piace o non ti piace, perché ha una strategia un po' così.
per esempio, vedi, Nova Crisi è andata a rivelare tre carte cubico, anche in questo caso abbiamo fatto, ed è entrata l'altra Nova Crisi, 3000 onda cubica, ci diamo se è un mostro squadra che controlliamo un mostro dell'avversario, il nostro attacco diventa la metà del mostro dell'avversario, lo facciamo arrivare a 7600, o ancora onda cubica, lo facciamo arrivare a 15200, effetto division, che tra l'altro si evoca e che va a annullare l'effetto, cioè mazzo cubico è bello perché ti fa vivere queste emozioni, signori, però devi conoscerlo, ecco, per l'appunto, cioè, ok? Bene, non parlo, basta, toglietemi la musica anche, calma, mi devo rilassare ora, calma. È sempre un qualcosa di bellissimo che deve essere comunque mandato giù, perché altrimenti che fai? Se non lo mandi giù, che fai? È un macello poi, ragazzi, vabbè, comunque con calma. Divertiamoci con i mitici Zodiaco, signori. Entra Zodiaco al corso, effetto di Zodiaco al corso. Ecco, i Zodiac sì, sono stati colpiti malissimo dalla Banned. Ora, per carità, insomma, tutto quel che vogliamo. Però vi posso assicurare che, giocati bene, nascondono ancora tanti bellissimi prodigi. Ed ora andiamo a vedere. Abbiamo Trident, abbiamo Rimontato da Dome, abbiamo Cucciolino Proibito, abbiamo Maxi. L'avversario ci utilizza, attenzione signori del tempo, quindi effetto subito di Zodiaco, effetto soprattutto di simulatore d'effetto in chain 2, in modo che non vada a rompere le scatole al nostro Trident, quindi Trident che succede? Va a spaccare una volta che hanno annullato l'effetto, quindi bene, cioè come si vede basta sempre giocare con la calma e con la giusta strategia, ma non c'è problema, ecco Trident ancora, stacchiamo e andiamo a distruggere in effetto rapido una carta dell'avversario, una carta ragazzi e non un mostro, quindi questo ci dà bene il pegno di come il mazzo sia molto forte. Ok, triplicata kit che si va a relaiare sui mostri che sono al cimitero, ne abbiamo tanti grazie agli Zodiac, quindi possiamo evocare tranquillamente il nostro amico, abbiamo evocato il nostro cavaliere antichi, poi abbiamo Rugal e l'avversario comincia nei grattacapi per l'avversario perché entra Acheskod, vedete, con molta calma, senza andare a fare troppa man bassa, abbiamo con Trident controllato tranquillamente la situa, abbiamo messo l'Acheskodificatore in modo che si sia trasformato in un mostro molto potente, quindi che succede? Battleface, attacco, tranquillo, 5300 senza alcun problema, main phase 2 e l'avversario, ci sono molti problemi per l'avversario, va a pescare, mentre a questo punto Metagion, il signore del tempo, va ad attaccare, i signori del tempo li conosciamo tutti, non vengono distrutti ma anzi applicano degli effetti nel momento in cui hanno attaccato dopo il calcolo dei danni, e questo ci ha rimischiato il nostro amichetto, è bel problema, però col cilindro proibito lo siamo andati a negare, abbiamo messo Triplicate Fractal, la combinazione con i Tribrigade, con i Zodiac, ma anche con i Dirilusk, se si vuole, è molto potente, perché comunque noi ci andiamo a basare su dei mostri, obiettivamente, che non hanno problemi come Shuraig, quindi per carità, cioè il mazzo è forte, funziona e ancora va molto bene, non è forte come prima, semplicemente, ma se hai le giuste liste, se hai le giuste carte, se hai soprattutto anche le giuste situazioni, diciamolo, perché no? Allora, non c'è veramente... there is no problem! E questo, soprattutto con il gruppo dei campioni over, che va a fare il gioco sporco, tra virgolette, per te, beh, possiamo dire che ti dà tanta sicurezza. Dici che sono troppo da televendita? No, perché, cioè, forse per quanto le persone, alcuni, per carità, perché poi sono sempre gli hater che se la raccontano in qualche modo, però per quanto alcune ci credano, o comunque non credano alla mia buona fede, cioè io non scherzo quando parlo, cioè veramente per noi, avendo avuto certi risultati, risulta basilare aiutare le persone che vogliono giocare a Yu-Gi-Oh! A fare questo, a vincere in maniera mastodontica, cioè è vero signori, io veramente sono, ma non dovete chiedere a me, ecco, molto, non voglio dirla alla Gesù Cristo, ma dovete chiedere in giro alle persone, e poi tutta Italia ormai sa come la penso, cioè per me parlano i risultati, se un risultato avviene, se ci sono delle persone disposte a metterci la faccia e a dire guarda è successo questo e questo, il ragazzo non mi ha truffato perché è successo questo e questo, c'è anche il canale che ha subito delle migliorie, dimostrando quindi che insomma noi non ci andiamo a prendere la pizza con i nostri deck, se sono accadute tutte queste variabili, si sono verificate multiple volte, allora io direi, cioè
È molto difficile che io dica Pirlate. Il mondo intero dovrebbe dire Pirlate. L'avversario dovrebbe dire Pirlate, pensando che il nostro mazzo Dragonzella sia... non sia forte. Che poi non è tanto che non si sta vedendo. È tanto che non si vede. Forse si è perso. Forse con i nuovi engine. Che prima questo era inserito un po' dappertutto, soprattutto nei mazzi Mizzile, i vari impasti con il Dragon Link. Adesso forse, considerando che sono nati proprio nuovi piccoli mini motori da mettere, come c'è stato Cubatica, ma anche Alterion, allora stanno tornando tutti a giocarlo puro, lì dove si va a giocare puro questo mazzo, perché intendiamoci, perché è anche possibile che non piaccia. A me personalmente piace, qualche volta andarlo a rivedere, beh, male non mi fa. Riordino Dragonzella, grandissima carta stupenda che fa tornare in mano le varie carte. Siamo contro un mazzo rettiliano, signori, quindi siamo contro anche un avversario di primo ordine. Già abbiamo visto questo bellissimo Ogdoatico che cosa ci va a combinare. Entra Dragonzella salotto, effetto di Dragonzella, va a mandare al cimitero la Cinuca, quindi Memphis 1, andiamo ad utilizzare Benvenuto, avevamo completamente campo libero, quindi potevamo anche super andare ad effettuare un super OTK incredibile per l'avversario. Effetto di conversione Dragonzella, quindi addirittura utilizzando mossi dalla mano andiamo a mettere la Shoe Dragonzella, quindi adesso avevamo una carta che infliggeva ancora più danno facendo entrare più mostri, la Shoe Dragonzella che andava a negare direttamente in Battle Face. Comunque, giusto per dire, le nostre amichette che si trasformavano in dei draghi pomeriggi già affamati, e beh, che cosa dire, ma semplicemente attaccare con 4000, attaccare con 3200, attaccare con la governante giusto per non fargli perdere il piglio e poi andare. Oggi questa la giornata degli OTK, possiamo dire, oggi la giornata degli OTK. Beh, mi piace, alzo le mani, aspettando che il software non me le trinci, alzo le mani, fortissimo, bellissimo, levissimo. È semplicemente una festa questi super mazzi. E allora, mazzo Spadanima l'abbiamo già visto e rivisto, va bene. Adesso, parlando di Longyuan, per l'appunto Longyuan non utilizzato nel mazzo Spadanima, benissimo, proviamolo con un mazzo non Swordsul. È chiaro, sapete benissimo, a noi piace metterci in difficoltà. E allora andiamo a metterci immediatamente in difficoltà. Allora, Necrovolto assieme a Orochi, perché è una combo molto molto forte? Perché intanto Necrovolto al cimitero va ad applicare degli effetti, ma poi Orochi sappiamo bene che va a bannare per rientrare facilmente sul terreno. Abbiamo anche due Dasher, abbiamo anche due Dasher per fare di pie, e anche questo è un qualcosa che potrebbe far storcere il muso a qualcuno. Va bene, storcetelo pure, non fa niente, siamo contro anche Sky Striker, quindi la partita è bella di valore, signori, è tutta da godersela con i popcorn nella mano. Effetto di DPE, quindi non potevo far altro che andare a distruggere entrambe le carte per far perdere il target a richiamato. Signori, questa è una bella mossa, perché ci va a togliere dal cimitero DPE, che non potevamo quindi più utilizzare, e quindi va bene, no problem. Entra Raie ed entra Fusione Destino, quindi sinistra ironia del destino, l'avversario ci va ad utilizzare, ci va a rendere bumper focaccia con il nostro stesso Fusione Destino, si può dire. Era un momento di difficoltà, di alta pressione, si può dire, assolutamente, ma non aveva neanche più carte nella mano l'avversario. Aveva messo Aiate sul terreno, anche Fenice Fusione Destino, non gli conveniva assolutamente spaccarselo, ma infliggere un bel 3500, che perché no, insomma, avrebbe rappresentato in qualche modo il canto del cigno se noi non avessimo successivamente ribaltato la partita. E come potevamo ribaltare? Semplicemente con lei, con la nostra bellissima forza riflessa tempestosa. Effetto quindi di Orochi che va a tornare immediatamente sul terreno. Effetto di DPE che va a essere negato. Oh, va a essere negato, oddio. Entra anche Longyuan, e con Longyuan andiamo a fabbricare anche il segnalino. Con Vishuda andiamo a far tornare nell'extra deck DPE. Ok, l'abbiamo ribaltata bene? Chiedo, l'abbiamo ribaltata abbastanza bene. Ed entra finalmente Changing in un archetipo non Spadanima. Quindi bene, molto molto bene. Infliggiamo anche danno all'avversario. Attacchiamo, facciamo male. L'avversario utilizza tra l'altro l'effetto di Aiate, ma purtroppo la messa è quasi finita, perché certo c'è Raie. Certo può utilizzare Raie per mettere Kaina, la quale con l'effetto potrebbe andare a rendere il nostro mostro non attaccante. Ma comunque l'avversario non aveva più carte nella mano, doveva semplicemente andare a camperare, e di difficoltà. Avevamo anche lo spolverino dell'arpia, quindi questo sicuramente male non avrebbe fatto. La partita era viva, signori, la partita era molto molto viva. Ha messo Guido Vancor, e questo non ci piaceva assolutamente. Ha messo quindi Assalta di Cielo, Vedova Ancora. Ha utilizzato anche Shark Cannon per andarci a bannare, per non farcelo utilizzare, giusto. Ma noi ne avevamo anche un altro Dasher nel nostro cimitero, che è
era rievocato sul terreno dell'avversario. Ci ha rubato il nostro regnante supremo, rinforzi dell'esercito. Si gli va a prendere direttamente la Rose, ha fatto entrare anche Rose ed ha utilizzato, signori, li ha utilizzati tutti, incredibile, per far entrare la dea del mondo sotterraneo, del mondo chiuso. Visto questo, signori, io non potevo far altro che alzare le mani e utilizzare la forza riflessa tempestosa, che però non ha funzionato. E allora Jin Makoroshi, nessun problema, effetto di dea del mondo sotterraneo, però con l'effetto della dea del mondo sotterraneo, dannazione, ci è andato a negare Orochi. Quindi la forza riflessa tempestosa, Orochi negato, signori. Io veramente non potevo inventarmi più nulla. Purtroppo. La partita è stata bellissima, è stata stupenda, ma finisce così. Quando abbiamo questi mostri davanti, quando soprattutto l'avversario riesce, si trova al momentum giusto, al postus giusto, è molto molto difficile riacchiapparsi. Eravamo in struggling per la vittoria. No matter what, avremmo vinto, come sempre. Quando sei... when they pick you down, no? Quando ti draggano al floor, allora c'è un piccolo amico, c'è un piccolo, come dire, un compagno di giochi che mai ti abbandonerà. Questo amico non si chiama Drago Chaos Occhi Blu, anche lui, ma soprattutto si chiama Drago Bianco, si chiama Blue Eyes, di cui qui abbiamo tutti i suoi più completi emissari. Abbiamo la fioritura di cenere che ci sarebbe servita dopo, ma non fa niente. Combo del saggio con gli occhi di blu assieme alla fanciulla con gli occhi di blu. Essa, quando viene bersagliata, evoca direttamente un drago bianco dal deck. Il saggio con gli occhi di blu può bersagliare una carta sul terreno, distruggerla ed andare ad evocare un drago bianco direttamente dal mazzo. È qualcosa di dannatamente figo. E allora, ragazzi, entrano, accadono. Eccoli qui, drago bianco, occhi blu. Uno che entra sul terreno. Battleface, dobbiamo assolutamente andare a distruggere il nostro amico Manju. Poi serviva immediatamente utilizzare l'impermanenza nel momento in cui l'avversario ci fosse andato a distruggere, quindi drago caos occhi blu sarebbe successo. Il nostro drago bianco occhi blu, la partita era tirata, la partita era tutta nelle nostre mani, tutta da vivere. Allora, drago caos ha messo in difesa il nostro mostro e l'è andato a distruggere. Ben face 2, ok. Quando sei contro un drago bianco, ricorda sempre, devi andare intanto a costruire il tuo mazzo drago bianco in maniera molto crispy, in maniera molto wacky per il nostro avversario, ma soprattutto devi andartela a giocare risparmiando quante più risorse possibile. Entrata di Crystal Archive Fibrax ha fatto entrare il Deskbot, come vedi, una versione anche non molto ortodossa del drago bianco, a differenza del nostro avversario. Adesso andremo a vedere il risultato che va a sortire. Entra Aurora Dawn, effetto di Aurora Dawn, quindi andiamo a fabbricare i nostri bellissimi segnalini. Il mazzo drago bianco, signori, devi saperlo giocare, soprattutto in questa fatina combo. Se sai giocarlo, escono fuori le fiammate, puoi avere le meraviglie per tutti i tuoi Flamers. Ed entra quindi Lancio Cupido, una carta veramente incredibile. Effetto, va a giocare con i livelli, va ad aumentare il livello del mostro, va a far entrare anche Bestia Fantasma Meccanica, il Coltrotoala, il Colt Python, che fa rientrare. Guardate come abbiamo riempito il terreno. Rientra Deskbot e adesso possono entrare Drago Selvaggio Calibro Carica. Immediatamente Extender, andiamo ad estendere Lancio Cupido, effetto ovviamente di Drago Selvaggio Calibro Carica, che si va adesso a riprendere il Crystal Alky Fibrax per andare a potenziarsi alla grande. E quindi andiamo ad infliggere danno anche all'avversario. Abbiamo preso anche Diapason della creazione. Ecco fatto, è entrato. Controllando un mostro di livello 8, l'abbiamo fatto entrare. È un livello 3, noi avevamo già un livello 7. Guess what per Barone dei Fiori. Tutto con il mazzo drago bianco, signori. È tutto direttamente con il mazzo drago bianco. E per concludere non potevamo che mettere Araldo della Luce d'Arco. Guarda il risultato tra utilizzo di mazzo drago bianco forte sicuramente, ma puro, e mazzo drago bianco combo. Inizia la festa, ragazzi, potremmo dire che la festa inizia. Distruzione del mitico amico del caos. Andiamo a distruggere, a prendere nelle mani ciò che ci spetta, e cioè la vittoria con i nostri bellissimi mostri. Ovviamente, signori, non sto dicendo che il mazzo drago bianco non debba essere giocato in versione pura. Se piace, deve essere giocato puramente. Non sto assolutamente dicendo questo. È forte anche giocato nella versione pura. Dipende come sei, dipende se ti piace, dipende dal momentum, dipende soprattutto che tipo di giocatore sei. Voi lo sapete benissimo, signori, qui vogliamo fornirvi ispirazioni soprattutto, quindi iscrivetevi, cliccate sulla campanellina, vogliate spaccare quel tasto dei super grazie per supportare il canale. Se vuoi supportare il canale, noi abbiamo anche la possibilità di mandarti i nostri mazzi di team. Siamo un team e come ogni team di Yu-Gi-Oh! Abbiamo tantissimi mazzi e tantissime carte da poter dare. Se sei interessato, guarda sotto in descrizione, potremmo avere il mazzo che stai cercando da quando eri piccolo. È un modo, se vuoi donare al canale, la nostra abilità di fare video, la nostra capacità
editoriale, insomma, tanta tanta roba. Se siete interessati, guardate sotto in descrizione e contattateci, perché ovviamente c'è anche da dire una cosa: Yu-Gi-Oh, soprattutto in questo momento, soprattutto in estate, consta di tantissimi supporti per tantissimi mazzi. Quindi, se sei un giocatore che vuole veramente tornare in campo, beh, questa è la situazione più comoda e senza rischi. Ma è molto molto comodo anche rivederci domani, stesso posto, stessa ora. Quindi, come sempre, ti do il nostro grido di battaglia, quello più bello e quello più forte. Stay over, stay over, stay sempre super, oltre. A domani, cari ragazzi. Ciao ciao!